saluto particolare a tutti gli intervenuti. Io come presidente dell'associazione dei cardinali d'Arno ho la scaletta degli interventi di Matteo. Porterai i saluti del sindaco di Palazzo Greco, poi io ti do due parole sull'associazione del cardinale d'Arno. Monsignor Greco introdurrà il tema presentando sulle scelte del testo di nuovo Antonio Stagnano. Passo la parola. Sì, buonasera a tutti, benvenuti nella sala aperta per questa importante occasione. Da parte mia il saluto a tutti voi, il saluto ai nostri relatori, saluto in particolar modo a Sua Eccellenza Monsignore Antonio Stagnano e Monsignore Negrego, che lo ringrazio sempre per la sua presenza e la disponibilità, ma ovviamente il presidente dell'Associazione Cardinale Carpi. Devo dire che questa sera con grande soddisfazione vedo il pubblico delle grandi occasioni ed è veramente una soddisfazione, e devo dire pure che secondo me questa è veramente una serata particolare perché grazie all'impegno dell'associazione si è messo su carta quello che è stato fatto nel convegno del 2005. Un convegno estremamente importante in cui abbiamo avuto illustri relatori che ci hanno consentito con estrema facilità di poter ricostruire o comunque di poter comprendere meglio quella che è la nostra storia e quelle che sono le nostre radici, sia dal punto di vista culturale sia dal punto di vista spirituale. Avete raccolto gli atti di quel convegno, avete fatto un testo e un passaggio estremamente significativo che lascia una testimonianza indelebile per la nostra comunità, testimonianza che sono convinto che deve servire a tutti noi, deve servire a tutti noi per ricordare la nostra storia, per ricordare i momenti più significativi della nostra storia, per conoscere, per fare conoscere alla nostra generazione quelle che sono le nostre radici. E come è stato descritto, come è stato ben pensato in quel sottotitolo di quel convegno del 2005, conoscere il passato per poter costruire il futuro. Io bene, sono convinto che noi abbiamo bisogno, soprattutto le nostre generazioni, i nostri giovani, ma vorrei dire anche noi che oggi siamo genitori e siamo chiamati a svolgere questo importante ruolo di genitori, abbiamo bisogno di sapere trasmettere queste nostre radici, di sapere trasmettere questi nostri valori ai nostri giovani, che purtroppo pare stiano smarrendo un po' la strada maestra e il senso della vita. Quindi benvenga questo incontro, benvenga questo momento, proprio perché è un momento in cui noi tutti ci fermiamo e riflettiamo su quello che è il senso della vita, con illustre relatore come può essere Monsignore Stagnano e Monsignore Greco. Quindi grazie per il vostro impegno all'Associazione Cardinale Carpino, e ovviamente l'auspicio, l'augurio che l'associazione si possa fare nel futuro interprete di quelle che sono le esigenze di questa nostra realtà. Ovviamente questi sono momenti in cui tra l'altro ricordiamo i nostri illustri concittadini, in qualche modo non facciamo altro che ricordare quello che è stato il loro messaggio, quello che è stato il senso della loro vita, e con questo modo di vivere, con questo modo di lavorare ci hanno lasciato ovviamente un esempio da imitare, un esempio da trasmettere ai nostri giovani. Grazie. Grazie signor Sindaco per le belle parole che ha detto in onore dell'associazione e mi associo a quanto lui ha detto. Io in qualità di presidente dell'associazione del Cardinale Carpino voglio fare una considerazione fondamentale per il lavoro svolto dall'associazione. La celebrazione più concreta e meno formale di una personalità spiritualmente ricchissima e per certi versi complessa, quale quella del Cardinale Carpino, consiste nella pubblicazione di due volumi che in questa sede è opportuno richiamare. Il primo, intitolato Il Cardinale Francesco Carpino, edito nel 1994, subito dopo la fondazione dell'associazione.
è praticamente una biografia ragionata che attraverso vari diretti testimoni sintetizza tutti gli aspetti di una vita e di un magistero svolti a Palazzolo, a Monreale, a Palermo e infine a Roma. Prima come docente per ben 29 anni di teologia sacramentaria all'Università della Venezia e infine nell'ambito della Curia Romana. Il secondo volume che stasera qui presentiamo, dal titolo Il cristianesimo a Palazzo Lafreide, dalle catacombe alle sfide della postmodernità, allarga l'orizzonte della religiosità del cardinale Carpino, comprendendone la peculiarità, le peculiarità universalistiche. Abbiamo visto Sua Eccellenza, il vescovo di Noto, nella parte dell'associazione, un foglio di giornale che già c'è stato definito il cardinale federalista, non so se poi ci illustrerà su questo concetto. Dunque, queste peculiarità universalistiche, di cui prima l'atteggiamento di apertura antecedente alla caduta del muro di Berlino verso le chiese separate. Come testimoniano i suoi viaggi, il cardinale fece in Russia e la crociera fatta assieme ai rappresentanti della chiesa siciliana in Medio Oriente. Il secondo punto è il culto che il cardinale aveva per San Paolo, per nulla legato alla situazione locale di Palazzolo, come asse interpretativo dell'intero cristianesimo. Questi due punti sono stati e devono per il futuro restare i capisaldi di ricerca ulteriore. Nelle conversazioni che io molte volte avevo con il cardinale, parlando di San Paolo, diceva che se non ci fosse stato San Paolo, il cristianesimo sarebbe stata una delle tante religioni orientali e sarebbe stata rimasta confinata in Medio Oriente. Invece la fede di San Paolo, la sua forza, il suo coraggio di portare il cristianesimo in cui lui credette veramente al cuore dell'impero romano, tanto che è diventato poi la religione di Stato, ci dice quanto il cardinale Carpino era legato a San Paolo. Questo è, a mio avviso, il senso del convegno di oggi, finalizzato alla presentazione del secondo dei volumi prima citati. E a tal proposito è doveroso ringraziare tutti coloro che con i loro studi e le loro opere hanno reso possibile la pubblicazione di questo libro. Mi riferisco ai vari autori, prima di tutto a una persona a noi molto cara, al dottor Tonino Grimaldi, qua saluto la moglie, che adesso non è più con me. Padre Magnano, che per motivi di salute non è potuto venire perché si trova ricoverato in ospedale. Abbiamo presente il professor Corrado Calvano, che allora ci parlò, vi leggo qua così non mi dimentico. Le catacombe di Palazzo Lafreide, prima testimonianza cristiana. Poi gli altri concittadini di Palazzo, quelli esseri di cito dopo, Emanuele Messina, che ci ha parlato della la storia del cristianesimo a Palazzo Lafreide secondo quanto il Giacinto, Monsignor Magnano, che ci parlò del dialogo ecumenico promosso dal cardinale Francesco Carpino, Luisa Santoro, che fece un lavoro veramente eccezionale parlando della figura del vicario foraneo nella storia ecclesiale di Palazzo Lafreide, e poi Don Armando Matteo, del professore assistente nazionale della Fuci, che ci parlò della postmodernità, della postmodernità. Cito anche il professore Aldo Messina, docente di archeologia medievale presso l'Università Statale di Trieste, che parlò delle chiese rupestri dell'Alto Piano a Firenze. E infine l'architetto Mariella Muti, allora sovrintendente alla sovrintendenza di Siracusa, che ci parlò del fervore della ricostruzione delle chiese al Palazzo Lafreide dopo il terremoto del 1693. Gli studi di questi autori, da quelli più profondamente storici a quelli di contenuto filosofico e religioso, a quelli più legati alla figura del nostro cardinale, fatti specialmente da Monsignor Magnano, fanno emergere sia testimonianze fondamentali per la Chiesa di Palazzolo, per il suo ruolo avuto nel passato,
e potenzialità positive per la sua proiezione nel futuro delle generazioni. Si è detto far tesoro del magistero dell'illustre concittadino e di tutto ciò mi auguro e spero che l'Associazione Cardinale Cardino sappia essere garante e custode. Grazie. Saluto tutti con viva cordialità e ringrazio il sindaco per questa ospitalità generosa come lui sa fare. Io ho l'onore e il piacere di presentare Monsignor Stagliano. Monsignor Antonio Stagliano è vescovo di Noto, viene dalla Calabria e Calabria. E intanto devo considerare due regioni sorelle, la Calabria e la Sicilia. Cominciamo da lì. È vescovo di Noto e Noto fa parte, perché proviene da Siracusa, fa parte della metropolia di Siracusa. Quindi diciamo è figlia di Siracusa, la diocesi di Noto. Nello stesso tempo, per me personalmente, la diocesi di Noto è madre, non figlia, madre perché i primi anni di seminario io li ho passati a Noto e questi sono stati gli anni fondamentali, decisivi. È stata la culla della mia vocazione ed è stata quella che ha dato l'impronta a tutta la mia attività e a tutto il mio modo di essere sacerdotale. Quindi sono grato alla Chiesa di Noto che oggi è rappresentata da Monsignor Stagliano. Ma non è un vescovo qualsiasi Monsignor Stagliano, intanto è uno dei teologi più affermati. È dottore in teologia alla Gregoriana, la celebre Gregoriana di Roma, dottore in filosofia nella Università di Calabria, è una voce più, di quelle più mordenti, più ardite della teologia contemporanea. È membro del consiglio per il progetto culturale, il consiglio nazionale per il progetto culturale. Quindi è una personalità di spicco. Vi risparmio la citazione delle sue opere, è sterminata la sua produzione teologico-filosofica. Io vorrei soffermarmi soltanto su due titoli che mi sembrano emblematici. Il primo è questo: il primo lavoro che lui ha fatto è stato uno studio su Rosmini. Siccome Rosmini è un autore che io amo tantissimo, io sono felice del suo approfondimento su questo autore, uno dei più grandi filosofi e teologi dei nostri tempi. La seconda pubblicazione che lui ha donato a tutta la Chiesa è questa, intitolata Pensare la fede. Questo dice tanto, dice che la nostra deve essere una fede pensata, non una fede semplicemente in maniera tradizionalistica, ereditata dal passato, ma una fede pensata in maniera consapevole, responsabile, laddove la fede si deve coniugare con la ragione. Le sue linee fondamentali, così come le percepisco io, le linee fondamentali del suo pensiero e della sua azione pastorale, secondo me sono due. La prima linea è questa: lui si batte per umanizzare l'uomo, perché il rischio più grave della società di oggi è la disumanizzazione. La scristianizzazione produce la disumanizzazione. Lui
nel suo pensiero e nella sua azione vuole umanizzare l'uomo, umanizzare quello che c'è di umano veramente nell'uomo, salvare l'umano dell'uomo. Gesù Cristo è venuto per salvare l'uomo, è venuto sì per divinizzare l'uomo perché ci ha resi figli di Dio, ma è venuto per umanizzare l'uomo, cioè per renderlo così come era stato concepito nella mente di Dio, nella creazione, a immagine e somiglianza di Dio. Questa è la prima linea. La seconda linea è quella poetica. Lui è un poeta, non è soltanto un teologo, è un teologo poeta che esprime la teologia in poesia. Questo non è di tutti, la gran parte dei teologi sono teologi e basta. Lui è un teologo poeta e questo dice ancora tanto al nostro cuore, dice che il nostro modo di vivere la fede deve essere un modo bello dove la bellezza trionfa, la bellezza deve costituire l'orizzonte della nostra vita. Ecco quindi che questa è una seconda linea per me essenziale del suo pensiero e della sua azione. Noi gli siamo grati per questa relazione che lui farà questa sera e l'ascoltiamo con vivo interesse. Grazie. Bene, buonasera, anzitutto vi ringrazio per essere qui, saluto di cuore tutti quelli che hanno contribuito a che questo incontro si potesse realizzare e concretizzare, saluto con deferenza il signor Sindaco, padre Greco, il presidente dell'associazione Cardinale Carpi. E per padre Greco e per le parole che ha voluto esprimere nei confronti della mia, come si dice, umile figura, dico che la sua grandezza sta anche nel fatto che tutti i grandi hanno studiato all'inizio del seminario di Noto. Luigi Sturzo, un grande, ha studiato al seminario di Noto, per cui io apprezzo molto e ammiro padre Greco, la nostra amicizia ha radici lontane. Quando era vicario generale di Siracusa ha avuto l'amabilità di invitarmi qualche volta, anche il suo arcivescovo, allora Monsignor Costanzo, ha più volte desiderato che io venisse ad esprimere il mio servizio di mediazione culturale, diciamo così, nella diocesi di Siracusa e nella fattispecie a Siracusa, che è la Madonnina delle Lacrime. Bene, e dopo questi ringraziamenti io comincio così, in una maniera forse non troppo rigorosamente teorica, dicendovi se sapete che cosa fa una rana buttata in una pentola dove l'acqua è riscaldata a 45-50 gradi. La rana balza e se ne va, non sopporta quel calore. Ma se voi prendete la rana e la mettete nella pentola ad acqua fredda e poi accendete il fuoco sotto sotto, la rana si sollazza. Poi quando comincia a sentire un certo calore, è contenta. E poi quando l'acqua si riscalda, insomma, un po' di fastidio lo provo, però tutto sommato ci sta bene. Nel momento in cui sente insopportabile la sua presenza in quell'acqua, ovviamente vorrebbe saltare, ma non ce la fa, perché nel frattempo ha perso tutte le sue energie e le sue forze, per cui viene bollita, come si dice, a fuoco lento. Così, vedete, è per l'ambiente culturale. Per l'ambiente culturale. Se i nostri avi arrivassero qui, nel nostro ambiente culturale, e vedessero ciò che per noi non fa più scandalo,
resterebbero perlomeno meravigliati, ma così è accaduto. Ecco, nel frattempo è accaduto che l'acqua a fuoco lento si è riscaldata, la postmodernità non è necessariamente un male, però certamente esprime, rispetto a un passato anche recente, delle tendenze che chiamiamo culturali, e per chiamarle così culturali vuol dire che sono come l'aria che respiriamo, e di cui facciamo fatica a percepire l'evoluzione, le trasformazioni, se non quando proprio accade qualcosa di eclatante, dice ecco, ma allora qui il tutto è cambiato, sì, ecco, ma le trasformazioni culturali, benché accelerate, ci abitano in qualche modo, no? Ci abitano a loro stessi, forse se noi non abbiamo dentro di noi una certa forza interiore, se noi non riusciamo a ricaricare, potremmo dire, le nostre energie spirituali, entriamo nella suefazione, e certe trasformazioni culturali che sarebbero state impensabili 30 anni, 40 anni fa, diventano modi ordinari di pensare, opinioni praticabili a tutti, anche per esempio a chi vive nella fede, ritiene di essere religioso, ma sostanzialmente con la propria religione, con la propria fede, è un po' come la rana messa nell'acqua fredda che a poco viene cotta senza accorgersene. Se voi mi dite Palazzola crede la sua fede di fronte alle nuove sfide della postmodernità, io che posso dire? Di Palazzola crede conosco poco, ho visto qualcosina in questo pomeriggio. Padre Greco già ne ha parlato sin dai primi momenti del nostro incontro qui a Noto. So della vostra marcata religiosità, ma d'altra parte in Sicilia questo è straordinariamente bello e significativo. La religiosità è vissuta profondamente, radicata dentro tradizioni che vanno inevitabilmente maggiormente incanalate, orientate a un'autenticità cristiana, ma il sentimento religioso è sicuramente forte. Il cristianesimo però non è soltanto un sentimento religioso, il cristianesimo però non è soltanto un evento che si possa definire e chiamare religione. Il cristianesimo, se è religione, e lo è anzitutto, profondamente, particolarmente, fede religiosa. E di fronte alle sfide della postmodernità, di cui presto diremo qualcosa, credo che il primo interrogativo che qui tutti quanti a Palazzola credo, che siete voi, perché non sono le mura, i municipi, i monumenti, quelli segnano appunto la storia del nostro passato da cui noi siamo venuti, il grembo che ci ha originati, ma oggi Palazzola crede siete voi, siamo noi persone umane, il nostro senso di famiglia, le nostre aspettative verso il futuro, le problematiche di carattere sociale e economico che attraversano tutta l'Italia, quindi inevitabilmente, e poi particolarmente le nostre tradizioni religiose. Credo che il primo grande interrogativo, per essere onesti, schietti e semplici anche in questa comunicazione, che possiamo non porci è questo: la nostra fede religiosa resiste alle intemperie di questi processi culturali che ormai attraversano le nostre coscienze, i nostri cuori, le nostre intelligenze, e ci portano a una nuova organizzazione anche sociale, politica, di convivenza civile? Questo è un interrogativo. La postmodernità, di cui adesso diremo qualcosa, è necessariamente una crisi per la fede? O può diventare un kairos, un
un tempo provvidenziale opportuno per un rilancio nuovo, per una maggiore riautenticazione dell'esperienza della fede, che forse dentro l'enfasi del religioso è andato perduto. Perché qual è il rischio dell'enfasi religiosa? Il rischio dell'enfasi religiosa è il vero nemico, il vero nemico della fede cristiana, che non è l'ateismo. I nemici della fede cristiana, la fede cristiana da sé non ha nessun nemico, perché noi amiamo anche tutti i nostri nemici, però ci sono quelli che effettivamente sviluppano una certa inimicizia nei confronti della fede cristiana. Non sono gli atei quelli che non credono in Dio e ci disprezzano eventualmente a partire da lì. No. Il vero nemico della fede religiosa è l'irreligione, non l'ateismo. L'irreligione. L'irreligione è una forma subdola del rischio religioso, quindi non si trova fuori dalle chiese, ma si trova dentro le chiese. Non si trova fuori dalle espressioni religiose, ma si trova dentro le espressioni religiose. E un po', per farmi capire, come la mela, famosa mela, non c'è nessuna mela nella Genesi di Adamo ed Eva, però noi raffiguriamo la mela. Io sono appena andato alla chiesa dell'Immacolata e ho visto che c'era una bellissima statua della Madonna che dava un frutto, il padre Greco ha spiegato, è la mela, come Eva diede il frutto ad Adamo, così la Madonna dà il frutto, questa volta della salvezza, al suo figlio, che è il frutto di Lauretano, mi pare, no? Laurana, di Laurana, bellissimo tra l'altro, come contemporaneo di Antonello di Messina. È un po' come questa mela, che dice la scrittura, questo frutto che era bellissimo d'aspetto. Immaginate una mela che soltanto a guardarlo ti viene la voglia di mangiare, e poi dopo azzanni la mela e dentro c'è lo schifo del putridume, dei vermi, dai, che fai con la mela? La butti immediatamente, era bellissimo d'aspetto, l'hai azzannato, la volevi mangiare e poi la sputi perché vedi che dentro che cosa c'è. Ecco le religioni. L'irreligione è una forma religiosa bella all'esterno, godibile, fruibile, desiderabile a guardare, che ti riempie di meraviglia, ma dentro ha la perversione credente. Oh, se qualcuno sta venendo in mente, dice, ma com'è possibile che accada questo? Ma questo è sempre accaduto. Ma voi come pensate che abbiamo messo in croce Gesù Cristo? Per l'irreligione. Forse che il popolo che ha messo in croce Gesù Cristo non è il popolo più religioso? Forse che non onoravano il sabato? Forse che non erano attaccati al tempio? Forse che è la predicazione dei profeti? Forse che non erano attaccati a ritualità e a tradizioni particolari? Del tipo, i profeti, sentiteli, no, li cito così, tuo padre non vuoi sacrifici, olocausti, montoni, vittorie, agnelli? Io non voglio questi sacrifici, io voglio una sola cosa, voglio misericordia, amicizia con me. Vai a vedere qual è il vero sacrificio che Dio ti chiede, soccorrere l'orfano, il povero, la vedova. Sentite queste predicazioni profetiche, ma poi Gesù di Nazareth queste cose non solo le proclamò continuamente, ma le compì, soprattutto nel dono più grande dello spingere la sua vita fino a morire sulla croce, perdonando anche i suoi nemici. Insomma, quando noi guardiamo a Gesù e quando noi guardiamo al suo morire crocifisso, noi capiamo, certo che capiamo che cos'è la fede cristiana, è certo che capiamo qual è la sostanza, il contenuto, no, dell'esperienza cristiana da sempre e anche nel mondo d'oggi. Dov'è la sostanza? Dov'è il cristianesimo? Dov'è la fede religiosa? È lì, nella tua capacità di farti prossimo, nella possibilità che ti è data con la tua libertà in questa storia di avere un orizzonte di speranza e di entrare nel paradiso della vita. Ah, come lo sogno
il paradiso della beatitudine, della pace, della felicità eterna, della gioia eterna, quella che soltanto Dio mi può dare. Qui il cristianesimo è la via, io sono la via, la verità e la vita eterna. E la via qual è? Dai da mangiare agli affamati, dai da bere agli assetati, vestire i nudi, andare a trovare i carcerati, cioè stare vicino a chi soffre, poveri e sofferenti. Ve lo immaginate un cristianesimo che vuole vivere la sua fede stando vicino ai poveri e ai sofferenti, non nell'atteggiamento elemosiniero di chi dà a piè, fate la remosa, non può essere, ma nell'atteggiamento di chi si coinvolge totalmente. Visto che stanno filmando, io parlo schiettamente, quindi non è un problema. Io, secondo me, per esempio, una verifica di risposta a questo interrogativo è molto semplice darla. Quando tu prendi le feste religiose, hai un bilancio. Con il bilancio delle feste religiose si vede quanta irreligione c'è e quanta fede cristiana è praticata. Sono operazioni molto semplici, non è che dice, ecco qui il vescovo di Roma, grande teologo, grande filosofo, grande poeta, chissà che cosa ci inventa, sono cose più che non conosciamo. No, sono cose semplicissime, operazioni matematiche, calcoli economici, bisogna vedere quanto come comunità cristiana investiamo per la vicinanza ai poveri, agli affaticati, agli oppressi, a quelli che vivono nel rovescio della storia, non ce la fanno, e quanto invece noi giustamente impegniamo per la nostra fede religiosa, perché noi siamo religiosi e noi abbiamo diritto a mantenere le nostre tradizioni religiose. Secondo che cosa? Secondo quali moduli? La postmodernità ci ha abituato, per esempio, a cambiare le nostre forme espressive. E come eravamo un tempo, quando si originarono le nostre esperienze religiose? Come eravamo noi? Qual è il passato di Palazzola Crespi? Quando la festa di San Paolo, la festa di San Sebastiano si originarono, che cosa accadeva? Quale l'umanità che circolava dentro le nostre feste religiose? Quell'umanità che immagino c'è stata, perché vedete il simbolo sacro, specialmente quando è un santo, noi distinguiamo tra sacralità e santità. La sacralità è l'attribuzione di significato nostra verso un'immagine. Per me anche una bottiglia d'acqua può diventare sacra se io gli attribuisco, per esempio, in particolare, no? Dice, devo bere 2 litri di acqua al giorno perché in questa maniera il mio corpo sviluppo rispetto anche all'acqua una sorta di rapporto sacrale, perché vedo il beneficio che fa per il mio corpo, così via dicendo. Abbiamo un dottore, il dottore del cardinale Carpia, no? E così via dicendo, sposato da lui, è vero, rievochiamo sempre la nobile grande figura. La sacralità, come la religiosità, indica e sviluppa un movimento che dal basso, dall'uomo, va verso Dio e carica di significati religiosi e sacrali tutto. Può caricare tutto. Vedete, la santità è sviluppa invece il dinamismo della fede. La santità non dice tanto l'andare dell'uomo verso Dio, no, la santità dice il calarsi di Dio nella vita dell'uomo. Il santo è colui che, riempito dallo Spirito di Dio, manifesta nella sua vita la sua bella umanità, perché il santo non è un angelo, perché il santo non è un semidio, il santo è semplicemente un uomo diventato umano secondo la via di Gesù. Perché ci sono tanti modi per diventare umano, almeno ci sono tante proposte di umanesimo. Quando ero più giovane, ai miei tempi si studiava il marxismo era proposto come un umanesimo. Poi all'interno del marxismo si distingueva tra la corrente fredda e la corrente calda. La corrente fredda era quella disumana che si sarebbe realizzata dentro l'affermazione politica dell'Unione Sovietica ai tempi della dittatura, no? del socialismo scientifico. Invece c'era una corrente cosiddetta calda nell'Europa, il neomarxismo occidentale, con grandi protagonisti
economisti come Ernst Bloch, Caudi, Schaff, tutti personaggi veramente che sviluppando un loro pensiero a partire dai testi del giovane Marx, specialmente dei manoscritti economico-filosofici del 44, avevano detto no, il marxismo non è quella cosa di che l'Unione Sovietica sta diciamo opprimendo e schiavizzando popolazioni intere, ha distrutto tutta la classe cosiddetta dei contadini in maniera disumana. No, il marxismo è un umanesimo. Così l'esistenzialismo è un umanesimo, il cristianesimo all'epoca veniva pensato anche come un umanesimo, certo che è un umanesimo, ma è un umanesimo fondato dall'evento dell'incarnazione di Dio nella storia. Il santo è un uomo che, seguendo la via di Gesù, è diventato semplicemente umano, perché, come ben sottolineato padre Greco, su questo bisogna insistere, che siamo uomini, non ci più, uomini e donne, ovviamente. Speriamo che restiamo uomini e donne, nel senso che anche questo è un tratto della nostra umanità, maschio e femmina li creò, vuol dire che siamo uomini e donne, questo è un tratto della nostra umanità, e qui non c'entra niente la mancanza di rispetto, la discriminazione, la destra e la manca, no, stiamo dicendo maschio e femmina li creò, un tratto della nostra umanità, e uomini e donne sulla via di Gesù, che siamo uomini e donne, si sa, ma che siamo umani. Che siamo umani. Ecco, qui vedete la crisi che la postmodernità comporta, crisi. Lo dico apposta in greco perché adesso spiego perché crisi, uno dice crisi, però crisi dice di più che crisi. Ecco qui la crisi della postmodernità. Oh, crisi. Crisis viene dal greco e viene dal verbo krinein, che vuol dire giudicare, e non so se il vostro dialetto è probabile, visto che tutti veniamo dalla Grecia, dall'antica Grecia, voi avete presente il setaccio, nel mio dialetto il setaccio è chiamato krivu, vedete? E quella è crisis. Crisi è un crivo. E che fai con un crivo? Con il crivo tu metti, no? Setacci, allora la pula se ne va e ti resta. Ecco qua. Allora questa crisi è crisi. È un momento opportuno, Kairos, per un discernimento. Avendo però bene in mente che cosa sta sostanzialmente accadendo, ma in ordine a che cosa? A che cosa? Alla fede, alla religione, certo, ma perché ci interessiamo di questo? Fede, religione, oddio. Ci interessiamo di questo perché, d'altra parte, Dio spesso si è interessato di ciò per cui noi vogliamo interessarci, la nostra umanità. Dove va l'umanità? Qual è il futuro? Signor Sindaco, ovviamente ognuno nell'amministrazione fa il proprio lavoro, ma la domanda seria di Palazzola Crede, anche dal punto di vista politico e amministrativo, non è qual è il futuro economico, no? Lo è inevitabilmente. Quale sarà il futuro economico? Qual è il futuro? La domanda seria è: qual è il futuro umano? Cioè, dove si sta dirigendo l'umanità degli uomini e delle donne che abitano questo paese? E da questo paese nella Sicilia e dalla Sicilia in tutta la nazione, cioè verso dove stiamo andando quanto alla nostra umanità? Che tipo di umanità vuoi vivere tu? E non è che all'orizzonte noi non vediamo cose. Ecco la rana, ho iniziato così. Per il cristianesimo il matrimonio è indissolubile. Per il cristianesimo il matrimonio è fatto da un uomo e di una donna legati con un matrimonio sacramento aperto alla vita. Quindi per il cristianesimo la famiglia è generosamente aperta alla maternità e alla paternità. E questo che cos'è? Un modulo organizzativo? Dice, vabbè, per il cristianesimo il modo di vivere tra gli uomini è questo, però qui ce ne sono tanti altri. Sì,
ce ne saranno quante ne volete, ma la questione è che qui il cristianesimo, come figura di parole, si gioca il senso della propria umanità. E a questo punto non c'entra niente il fatto che magari due che si sposano soltanto al municipio possano poi vivere più felici e meglio di due che si sposano in chiesa. Qui non c'entra, perché è chiaro che può accadere, come no, e spesso accade. Ma il cristianesimo è la fede? E tu, che ritieni di essere religioso credente e non religioso non credente, tu che ritieni di essere religioso credente, non puoi non percepire che, per esempio, uno sposarsi in chiesa con un matrimonio indissolubile, aperto alla vita, è la forma concreta, esistenziale, più bella per vivere la tua umanità, per vivere, per manifestarla, per condividerla, per comunicarla. Comunicarla non soltanto nella generazione dei figli, ma comunicarla anche nell'educazione. Perché la vera impresa educativa, la vera impresa umana, non è soltanto generare figli. Questa è un'impresa così banalmente umana che adesso può diventare anche, a prescindere dall'umano. Cioè la tecnica produce tutti i figli che voglio, il profeta è insieme, quindi vedete, non è lì l'impegno umano, la generazione dei figli, anche se la generazione dei figli attraverso un atto coniugale, no? Che porta al concepimento e poi alla crescita e alla nascita, è fondata questa generazione dei figli sull'esperienza umana più bella, più nobile, che è l'amore. L'amore tra un uomo e una donna, nella fusione che non è confusione, ma è armonia e comunione. I due, restando due, sono una carne sola. E lì tu vedi e senti il linguaggio dell'amore che Gesù di Nazareth nella croce ha mostrato. Un linguaggio totalizzante, non è ti amo oggi e domani non ti amo più, non è ti amo in parte e in parte no, no, ti amo, cioè io sono per te sempre, nella totalità, nella durata. E quindi l'amore che è bello finché dura non è amore, perché un amore che non dura non è un amore, che non dura non è. E qui capite, sarebbe interessante, non abbiamo tempo per approfondire questo aspetto. Amore, come dico, una parolina che nessuno va a trovare sul vocabolario, e giustamente, perché uno dovrebbe andare sul vocabolario a trovare la parola amore? Sul vocabolario si vanno a trovare le parole di cui non si conosce il significato, ma siccome tutti, anche i ragazzini appena usciti dal greco della madre, sanno che cos'è amore, no? Non vanno a trovarlo sul vocabolario, ma se uno volesse dire ma io faccio finta di non sapere cos'è amore e vado sul vocabolario a trovare la parola amore, forse resto un attimino anche un po' stupito e meravigliato, dice ma io pensavo, eh sì, perché lui, specialmente con i popoli avanzati, amore, a parte le cose che hanno imparato da sé, dico, la prendono guardando Beautiful, e quindi guardando, oppure i giovani, il grande fratello che vi spiega tutto, no? Oppure Maria De Filippi che vi spiega tutto, e poi se avete 90 anni andate da lei che vi potete ancora organizzare per vivere grandi esperienze d'amore. Oppure dalle pubblicità ho fatto l'amore con Control, oppure da Cicciolina che andò in Parlamento dopo aver fondato un partito dell'amore, adesso lo vogliono ricostituire, ovviamente un partito dell'amore, Cicciolino, un po' lo sta, il termine è sempre lo stesso, amore, amore, amore. Nella canzone di Giuseppe Ferreri si dice, nella canzone di Sanremo, è molto tempo che non si fa più l'amore, nel ritornello c'è, ma Vecchioni conclude precisamente così, chiamami solo amore, sempre amore, perché noi siamo amore. Poi tu entri in una chiesa, perché tu sei un religioso credente, e ascolti un vescovo, un prete, dice l'amore di Dio è stato riversato nei vostri cuori, Dio è amore, l'amore
come Gesù ha amato voi. E tu, che nella tua coscienza sei stata, come dire, invasa e disorientata dentro percorsi e prospettive d'amore, a un certo punto non capisci, dici, Dio è amore e si è perdutamente immedesimato in me, si è legato a me indissolubilmente e non mi lascia mai, nemmeno quando io corro lontano da lui e lo uccido sulla croce, lui mi lascia come amore, no! Perché come perdono, l'amore riassume la figura del perdono, padre perdona, per cui non c'è un istante, non c'è nulla, nemmeno se io vado nell'abisso del più grande peccato, uccido il figlio di Dio sulla croce, lui mi lascia come amore, capisco questo e poi non riesco a capire, non riesco a capire che cosa voglia dire appunto Paolo, io ti amavo prima dell'estate, poi è finita l'estate, è chiaro, è finita la... la vacanza, è finita l'esposizione corporea e tutta sta cosa qui e non siamo più i giovani di oggi, postmodernità, una parola un po' come dire difficile, chissà cosa c'è, no, ci sono queste cose qui, postmodernità, e che per esempio i giovani vivono i loro affetti con questo standard schematico, affetti senza legami, legami senza affetti, questa è postmodernità. Ma perché postmodernità? Perché per esempio la postmodernità, questo ambiente culturale che come aria respiriamo e di cui non ci accorgiamo perché le trasformazioni sono accelerate, però il processo della nostra percezione risulta un po' lento, come la rana nell'acqua fresca e poi a poco calma, guarda, quando al momento si accorge delle cose non può più saltare, ecco, succede sostanzialmente così. La postmodernità ci ha convinto che non esistono valori assoluti, che non esistono valori oggettivi. Parlo per paradosso. Non esiste la possibilità che 100 persone che sono qui guardando questo gesto dicano raccontandolo la stessa cosa. Parlo per paradosso, siamo nella condizione culturale dominata dall'opinione o come dice il Santo Padre dalla dittatura del relativismo, per cui se io vi spiego che qui c'è acqua c'è sicuramente qualcuno di voi, la maggioranza, che mi spiega che questa non è acqua, che questa è un orologio. Parlo per paradosso, ma siamo così, cioè la verità, una verità che possa essere condivisa, anche le cose che io sto dicendo, sì, le sta dicendo lui. E poi pensare, se sta dicendo è un vescovo, è un prete, cosa vuoi che dica? Queste cose qui, però la verità dov'è? La verità non esiste. E se esiste, dicono, nessuno la può conoscere. Ma se la verità non esiste, e se esiste nessuno la può conoscere, di grazia, come ci orientiamo noi? Come ci orientiamo noi? Se nessuno la può dire la verità. Chi ci orienta? Perché qualcuno ci orienta. Neghiamo l'orientamento di chi proclama la verità. Pensate per esempio ai padri, ai vescovi, per la rivelazione di Dio, questi qui sono convinti che essendo quella la rivelazione di Dio devono portare al mondo l'annuncio evangelico e quindi l'umanità bella, nobile, grandiosa mostrata da Gesù Cristo. Ma perché dare credito a queste forme di umanità? Prima del cristianesimo, ecco Palazzo Lacrede, se c'è un processo di inculturazione, prima del cristianesimo non è che non c'era niente. Qui avete le testimonianze delle origini cristiane come le catacombe, mi ha spiegato Padre Greco, ma avete anche i segni di una civiltà greca e addirittura pre-greca. Bellissima Siracusa, questa cattedrale, però non possiamo non constatare che la cattedrale è il tempio, è un tempio greco. Quindi l'inculturazione è un procedimento che avviene, accadrà così anche per queste bellissime chiese che adesso stiamo restaurando, perché una cosa è anche bella, no? Qui abbiamo bellissime chiese, ma se vai a Noto esci decine di chiese, molte delle quali non ci appartengono più, perché? Perché semplicemente nessuno le visita,
e anche quelli che sono aperti sono visitati da così pochi. Non parlo dei visitatori turistici, parlo dei credenti che praticano la Chiesa. E se voi dentro questi processi, anche questo è postmodernità, questi processi di contaminazione culturale, che sarebbe arricchente, no? Questo processo di multiculturalismo, di una società sempre multietnica, multirazziale, che è inarrestabile, non c'è bisogno di leggi, bossi fini o bossi, e tutto quello che vuoi, è inarrestabile, sicché le future società saranno società ormai interculturali, no? Ma dovesse capitare a Palazzo Lacrede che dentro il processo di immigrazione esisteranno, che so su 10.000 persone, diciamo 6.000 dovessero essere, che so, musulmani, e 4.000, non è che vi sto augurando questo, però chi può dire che questo qui non accadrà? Chi? Qual è lo scienziato che si può alzare? Eccellenza, vi assicuro, questo non accadrà mai. Ma noi non siamo, non possediamo le nostre mani nemmeno il respiro del nostro naso, e vogliamo essere sicuri di queste cose. Il cristianesimo è sparito in zone dove era fiorente. Sant'Agostino, avete mai sentito parlare di Sant'Agostino? Sant'Agostino, vescovo di Ippona, quelle zone lì erano un cristianesimo fiorente. Da lì abbiamo ricevuto noi il cristianesimo e l'orientamento cristiano. Andate a vedere cosa c'è in quelle zone, niente, nemmeno l'erba, come si dice Attila, quando passa Attila e non si può, nemmeno l'erba. È un'ipotesi. Già per esempio le nostre chiese sono diventati monumenti da essere semplicemente visitati e non più casa di preghiera. Sono stato nella chiesa madre, che speriamo può essere riportata al culto, ma lì c'era scritto in latino: la mia casa è casa di preghiera. Ma sono 30 anni che è ancora lì vuoto e nessuno va a pregare sostanzialmente lì, capite? Molte delle nostre chiese sono diventate musei, quando sono diventati ristoranti, agriturismo, cose, robe varie, e non potrebbero diventare moschee. Alcune pure? In Oriente. Sì, anche lì. Però lì è più semplice immaginare la cosa, perché in Oriente lì c'è un preponderanza, così come noi abbiamo una cattedrale a Siracusa, che è la nostra bellissima cattedrale, era un tempio greco, che si può capire. Ma se dovesse accadere, chi ci può? Perché dicono che i musulmani vanno a pregare tutti in massa, mentre i cattolici qui in Sicilia siamo in percentuale anche buona, arriviamo al 18%, ma in Calabria già noi ci collochiamo, dicono al 14%, ma più sali per arrivare al nord, arrivano insomma al 7%, nemmeno al 10%. E sarà aperta anche la domenica. Capite? La modernità, la postmodernità è configurata dal punto di vista dell'organizzazione sociale. Non posso insistere più su questo, perché vorrei dirvi qualcosa di più profondo anche nel rapporto tra dinamiche postmoderne e cristianesimo. È come è raffigurato dall'ipermercato. Consumo. Un sociologo che va di moda, grande, Bauman, ha un testo: consumo dunque sono. Ma non vi pare che la percezione vitale, il senso della vita, non gli pare che se consuma, no, ha senso di vivere? Se non consuma, che senso ha la vita? La vita come valore oggettivo, la vita. Ma non siamo nell'epoca postmoderna? Chi è che mi dice cosa è vita e cosa non è? Quando è vita e quando non è? La verità sulla vita, chi me la dice? Se la verità non esiste, se esiste non venga a conoscerla, chi può dire che il bambino nel primo istante di concepimento è una persona umana? Noi lo diciamo, il cattolicesimo è un giudizio sulla realtà, non è semplicemente una devozione popolare. Non è semplicemente un sentimento religioso legato a devozioni specifiche.
Il cattolicesimo è un giudizio culturale, razionale, di intelligenza sulla vita dal suo nascere al suo finire, ma è un giudizio sul percorso storico, da Big Bang al buco nero, e la descrizione dell'astrofisica contemporanea, che ci dicono pure in miliardi di anni come il mondo dal Big Bang poi si è evoluto, ce lo dicono, ma non si permettono poi di dire che il loro Big Bang è la creazione di Dio. E siccome loro al di là di quel punto non vedono niente, nulla esiste, per cui il mondo è sorto dal caos. Però mentre mangiamo il protostar, o un altro brodo, prego, noi sostanzialmente digeriamo, no? Prospettive di questo tipo. Prima del Big Bang non c'è nulla, il mondo viene fuori dal caos e si evolve secondo leggi assolutamente caotiche che noi cerchiamo di intercettare, va a finire in un buco nero. Questa è la storia, ci dicono. Ma il cattolicesimo dice no, non è così. Il mondo nasce da un pensiero predestinato di Dio in Cristo, viene creato buono, e dentro il dramma della fragilità della gestazione sofferente a causa del peccato d'origine, noi cresciamo in umanità per comparire nel giorno della nostra morte immacolati e puri davanti a Dio Padre che ci dona il paradiso. Questo non è un fattarello che vi posso raccontare io a me stesso perché sono un prete, un vescovo o uno che credo. Questo è papale papale, ecco, proprio dire, nel senso di quello del Papa, non può dire. Questo è come effettivamente la realtà si svolge. E che noi siamo dentro un processo di coevoluzione, che noi umani, uomini e donne, dobbiamo diventare sempre più umani in una direzione di senso che è chiarita da chi? Dall'ultimo che è già venuto, perché l'ultimo che è Gesù Cristo è già venuto e ci ha detto: qui splende la bellezza di ogni umanità. Dove, Signore? Qui, nel servizio, nel dono di sé, nella cura, in rapporti fraterni, in rapporti improntati alla giustizia, alla pace, in rapporti rispettosi dell'altro, qualunque volto l'altro abbia, addirittura fosse il volto del nemico. Ecco il giudizio più grande, il gesto cristiano: se tu mi odi io ti amo, e se tu mi calunni io ti benedico, e se tu parli male di me io parlo bene di te. Questo gesto martiriale è l'esplosione più grande dell'umanità, non dell'angelicità e non nemmeno della divinità, perché è l'umanità di Gesù che Dio ha mostrato possibile incarnandosi in Lui, ci ha mostrato la vera umanità, e noi guardando alla vera divinità, cioè al vero volto di Dio in Cristo, Padre, Figlio e Spirito Santo, noi siamo destinati a diventare veramente umani come Lui. E questa umanità è comunione, amicizia, amore. Amatevi come io ho amato voi. E allora ritorniamo al discorso fondamentale sull'amore, e poi tendiamo già a chiudere entrando anche nella concretezza dei problemi, perché talvolta, vedete, il vero dramma del cristianesimo nostro, non del cristianesimo in sé, ma del cristianesimo nostro, è questo: è che quando ci va bene riusciamo ad esprimere e a ben identificare la dottrina cristiana con somma sapienza. Oh, che bello! Ma la traducibilità in gesti concreti è operosa. Dio è amore, ma nei fatti è in verità. In verità è dentro fatti. Sapete dove Gesù di Nazareth mostrò di essere amore? Sicuramente sommamente nel perdono dato quando moriva crocifisso per noi. Mentre eravamo peccatori, Dio è morto per noi. Ma scusate, com'è che è morto Gesù Cristo? Per aver fatto che cosa? Per aver comunicato il volto del Padre, certo,
ma per aver prospettato anche un'esperienza religiosa di fede che voleva portare gli uomini ad essere liberi, perché nella libertà c'è lo splendore della nostra umanità. Nella libertà, uno dice, ma non hai detto nell'amore? Sì, ma l'amore è un evento di libertà. Se tu ami per motivi diversi che non sia la tua libertà, Dio questo amore non lo vuole nemmeno. Pensate un po', quando Gesù ci dice, io interpreto così, ma per far capire, io vi ho chiamato amici. Vedete, noi siamo figli di Dio, ma l'esperienza della nostra figliolanza divina, dovuta dal fatto che lo Spirito Santo è in noi, quindi noi siamo ontologicamente figli di Dio, appartenenza a Lui, la vera esperienza della nostra figliolanza, la vera e compiuta esperienza, sta nell'amicizia con Dio. Perché vedete, il figlio può amare il padre per un sentimento di gratitudine e di riconoscenza. Padre, considerando quello che tu hai fatto per me, e insomma, io posso non amarti, sarei proprio un disgraziato, uno no, e allora io avrei tanti motivi per non amarti, però ti amo perché ho il sentimento, il peso della mia coscienza di quello che tu mi hai fatto. Questo amore non è che è tanto nobile, no, perché è un amore, dice, tu mi dai e io ti do, ma dici, io ti amo quanto è nel tempo che tu mi ami. Ah, c'è uno che dichiara amore al suo innamorato, dice, guarda, io ti amo tantissimo perché tu mi ami, però se tu smetti di amarmi io non ti amerò più, figuriamoci, la ama così tanto che appena lei smette di amarlo lui non la ama più, e viceversa. Ma questo è un do e tu des, dove c'è calcolo, dove c'è misura, non c'è amore. Gesù dice che il Padre ama l'amore di amicizia, quello che, certo, sul presupposto del venire a sapere che cosa il Padre fa per te, ma vuole un amore libero. L'amico potrebbe non corrispondere all'amore, ma vi corrisponde liberamente. Io vi ho chiamato amici nella nostra libertà, che si impegna ad amare Dio e il prossimo. C'è tutta la bellezza della nostra umanità. Perciò Gesù di Nazaret avrebbe potuto fare a meno, dice, ma a me che mi interessa di tutte queste storie? Io, cieco nero, riacquista la vista. Lazzaro, vieni fuori, ma lasciamo stare questa storia del sabato, dei venerdì, delle abluzioni, e lasciamole stare. Volete il sabato e prendete e fatelo, dice, siete attaccati al tempo e continuate così, qual è il problema? Gesù percepisce che la sua critica religiosa, che non è volta tanto a criticare per criticare, ma la sua critica religiosa che è volta a liberare gli uomini, a liberarli dalle stagioni, dai tempi e dalle forme maniacali del religioso. Ci tocchi qua, tocchi là, ciurca, ho mangiato la carne al venerdì, ma è una vita che non perdono il fratello, ma mangi tu di te e vai a perdonare il fratello al venerdì santo, mangi tu di te. Vedete, stanno registrando, qui io non ho timore che questo qui possa andare. Certo, se voi adesso estrapolate soltanto l'affermazione della pensata. è certo il giornalismo amorale, questo farebbe il vescovo di Roma, incurante della brutta figura fatta da Sgarbi, dalla cosa, e ritornato. Gesù, no? Quando Gesù ha dovuto predicare, ha predicato contro il Tempio. Ma quando mai? Ma quando mai? Però Gesù le ha dette quelle frasi. Estrapolate.
contesto diverso, per cui il sommo sacerdote ci straccia le vesti e ci ha bestemmiato. Voglio dire, la libertà. Gesù è venuto a liberarci da tutto ciò che ci schiavizza, l'anima e il corpo. Le malattie schiavizzano il corpo, per cui Gesù ci libera, ci guarisce. Paralitico, alzati e cammina. La miseria morale e il nostro peccato schiavizza loro, la nostra anima, la nostra persona, e Gesù è venuto a dirci: ti soccorro nella tua fragilità, abbi speranza anche nel tuo peccato, perché tu non sei così malvagio come hai espresso uccidendo tua madre. Se recuperi la tua umanità, quel germe di bene che ti porta a dire: riconosco il mio essere infame, malvagio, e chiedo perdono, tu sei salvato. Ritornerò da mio padre e gli dirò: ho peccato contro il cielo e contro di te, ecco, trattami come uno dei tuoi servi, visto che ho perso la dignità filiale. E il padre che fa? Ma che servo è servo? Tu sei amico e sei figlio. Sei amico perché figlio, e figlio perché amico. E allora mettetegli l'anello al dito. Gesù ci libera da ogni catena interiore ed esteriore. Perché? Perché ci vuole umani. Umani, bellamente umani, riccamente umani. Ed è vero che oggi come oggi la nostra umanità, proprio perché forse si è allontanata dalla fede religiosa, forse non si è allontanata dalla religione, ma si è allontanata dalla fede religiosa, ecco che la nostra umanità rischia la cecità e il disorientamento. No? Vedete umanità, per esempio, quando, non dico adesso i vostri figli, perché se no poi non mi sono cose permesso, perché i nostri figli, io non ne ho, però per dire i nostri figli, no? Vedete umanità quando i nostri figli, per un voto in più, per un esame da passare, si vendono. È la società, così fa tutto. Cito Mozart, non dico per evocare. Così fa tutto Mozart. Dico, ma è un problema diffusissimo. Ecco qui, dicevo, la rana che arriva con 43 gradi scatta lì. Provate a pensare a voi, a voi, no? Come siete cresciuti, a immaginare la possibilità che una a 15 anni, a 16 anni, a 18 anni, a 20 anni, così come se fosse una naturalezza, perché non lo fanno che sono malvagi. No, 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 come vanno al supermercato e comprano nocciolini, fanno queste cose qui, è diffusissimo, il sociologo lo dico, su basi statistiche, non stiamo parlando di paure, di fantasmi, per nulla. L'idea tutta mercantile che in questa società postmoderna è coltivata, perché se la postmodernità ci dicesse no, 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 qualche valore non negoziabile c'è, anche all'interno del cattolicesimo il Papa insiste sui valori non negoziabili, e poi dice no, 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 tutti i valori sono negoziabili. Ecco, il referendum ultimo, forse abbiamo capito, almeno in buona sostanza, che qualche valore non negoziabile, no? Non commerciabile, dovrebbe almeno questa spinta, senza entrare qui nel dettaglio, sto facendo un'affermazione valutativa, come dicono, senza entrare nel dettaglio, c'è un gruppo di persone che dice che per esempio l'acqua, no? E anche l'energia pulita dovrebbe essere, no? Spauracchio, spauracchio, però, ma se all'interno del cattolicesimo valore non negoziabile, che cosa sta accadendo per esempio? Sta accadendo l'idea tutta mercantile che si può accedere facilmente al denaro. Come? Smerciando droga? Entrando in discorsi malavitosi, molti lo fanno. Non tantissimi, grazie a Dio, ma molti lo fanno. E ahimè le droghe. Ma per esempio, siccome vogliamo che i nostri figli siano tutti famosi,
conosciamo anche le vie perché diventino famosi. Siamo tutti famosi, andate tutti là che diventerete famosi. Ormai è chiara anche come avviene questa problematica di selezione, di gente che dice a destra e a manca. Basta avere una visione postmoderna della bellezza, la bellezza che sta nelle forme. Il cattolicesimo, la tradizione, la nostra umana tradizione, dice che la bellezza sta nello splendore della vita e degli occhi. Fanciulla, mi vuoi mostrare quanto sei bella? Mostrami gli occhi, perché solo lì si vede se sei bella, non da altre parti. Eppure non vi ho racconto, perché sul serio, un padre è venuto da me e mi ha detto: dottor mio, quando ancora non ero messo, dottor mio, io non so che fare con mia figlia, non so più, non so che fare. Non sai che fare adesso, mo che l'acqua calda, no? Ma quando potevi prima fare, non l'hai fatto perché eri distratto a far soldi, no? A far soldi, a destra, ma il tuo numeroso lavoro, tutto quello che volete, anche lì, no? Questa smaniosa voglia, anche attraverso il lavoro, di ingrandire i propri capitali, non dà tempo alle famiglie, all'educazione dei figli, e così via dicendo, è un problema serio. Ma sto padre è venuto a dirmi: non so che fare con mia figlia. E come, perché, che ti capita? Conosco. Era nota la figlia, un po', come si dice, un po' frivoletta, un po'. Ma l'altra sera mi raccontava, a mezzanotte è uscita vestita in un certo modo, e io gli ho detto: ma senti, ma non hai vergogna di uscire vestita così? Così vestivano ai miei tempi certe persone che non nomino. Le prostitute per strada vestivano quel modo, eh sì, da caspello, cose, tutto quello che vuoi sapere, no? E no, ma così è la moda, così vestono adulti, va bene, poi siamo d'estate, giustamente, no? E così via dicendo. Allora io ho detto: d'accordo, sarà anche la moda. Dico: ma a mezzanotte esci? E dice: ormai i giovani escono a mezzanotte, no? E rientrano alle 4, alle 5, poi vanno alle discoteche, fanno le loro cose, ballano, perché l'espressione bellissima, straordinaria del ballo, che è una cosa artistica sicuramente, figuriamoci, chi dice di no? E vabbè, anche questo. Ma dimmi, una cosa non riesco a capirla, mi dice, mi racconta. Dice: vabbè, che ti vesti in questo modo? E tu esci a mezzanotte, così tanto. Dico: scusa, ma almeno questo non deve rispondere. Sei in mezzanotte, perché esci con gli occhiali da sole? Dì: papà, questo te lo devo spiegare. Esco per gli occhiali da sole con due motivi. Primo, perché così guardano dappertutto, meno che negli occhi, perché se guardassero negli occhi vedrebbero chi sono io, vedrebbero la mia vuotaggine, vedrebbero la mia tristezza, la mia infelicità, il fatto che nulla veramente più va avanti, più mi appare, più mi accontenta. Amore, sfogli il vocabolario, non hai bisogno nemmeno di sfogliare tante pagine, arrivi alla terza, alla quarta, perché A è la prima lettera dell'alfabeto e la M arriva subito a metà. C'è amore, parolina formata da due elementi, A trattino muore. Amore. A è un'alfa privativa, qui siete tutti professori, no? Alfa privativa è una negazione, no! E quel more lì fa riferimento a mors tua, vita mia. Mors, mors, morte. Amore, etimologicamente, secondo una possibilità etimologica, vuol dire non morte, che vuol dire vita. Qui nelle lingue celtiche, per esempio, il tedesco è Liebe,
ma Leben è vita, no? È vivere. Leben, Liebe, Love, Life, right? Life, la radice è, però da noi, diciamo nelle lingue neonative, la vita è espressa come una doppia negazione, no? La morte è una negazione. Io nego la negazione e affermo. Doppia negazione, afferma, come ci hanno spiegato in latino, no? Se dico non rubare, non sto ponendo un divieto. E torna lì a menarla, la religione, sempre divieto, sempre no, posso no, posso no. E che non si vive? Sempre no, non è così. La religione è tutto sì. Perché un no a qualcosa di negativo è un sì al positivo. È tutto sì al positivo nella religione. Se ti viene detto non rubare, ti viene detto qualcosa di positivo, non di negativo. Non ti viene proibito niente. Ti viene detto libera la tua libertà. Perché se non rubi sei libero, se rubi sei schiavo. Ma tu devi liberare la tua libertà. Allora, amore, non morte, vuol dire vita in abbondanza. Amore è l'esperienza del bene, della vita, che si lega a un altro e che lo fa in faccia alla morte, negando la morte, finché morte non mi separa. Ma l'amore è più forte della morte, e più della morte non possono tradurre. Adesso io qui non voglio entrare in temi, diciamo, predicatori, però vorrei concludere dicendo: qual è il futuro della vostra umanità qui a Palazzo Lacrene? Come vi state organizzando voi? Come vi state organizzando voi? La fine della civiltà contadina di Palazzolo, lo distacca da Dio. Il legame alla terra è un legame profondo, anche con Dio, che è custode e creatore della terra. La fine della civiltà contadina di Palazzolo lo distacca da Dio o lo induce a cercare Dio nel proprio cuore? Il senso di spaesamento dell'uomo staccato dalla terra, disorientato e sradicato, può essere la premessa per una ricerca di nuovi punti di riferimento che diano senso alla sua vita? La crisi dell'artigianato, che a Palazzolo come altrove segna il nostro tempo, che mette in crisi il rapporto dell'uomo con se stesso e con l'opera personale delle sue mani, lo getta inevitabilmente nell'anonimato o lo conduce all'impegno di costruire una nuova identità e nuovi rapporti sociali adeguati alla nostra civiltà? Questa crisi finanziaria che fa alle persone di Palazzolo? Li rende duri nel cuore? O li apre più generosamente alla condivisione e alla solidarietà? Per cui se in momenti di benessere potevo anche dire ma insomma sto benessere me lo voglio godere e non ti do niente, nel momento di crisi, nel momento in cui tu sperimenti che cosa vuol dire anche il avere poco, il avere ma non avere, dovresti condividere di più. Che fai? Diventi col cuore più duro? Diventi umano? Oppure guardate, queste cose non sono chiacchiere, specialmente per la nostra Sicilia e anche un po' per la Calabria, cioè zone sulla nostra costa, vengono fuori questi qui che vengono dalla Libia, si trova per scaricare, cioè, no, vedi, ancora funziona. Ma se si scaricavano, preoccupate che la mia voce poi si sentiva. Dico, vengono dalla Libia, vengono da tutto quello che volete, ma noi che ce ne facciamo di questo? Cioè, com'è che ragioniamo? Questi vengono qui, già le nostre condizioni economiche sono precarie, e questi vengono qui e dobbiamo anche a loro. Oppure, sì, fate venire qui, perché hanno sudorato i pezzi, quando poi i soldi spariscono, allora via da qui! Cioè, con che criterio ragioni? Con i criteri economicistici per cui tu non guardi in faccia a migliaia di persone che sono lì
e che ti chiedono, come questi neretti dell'Africa, dammi da mangiare, dammi da bere, dammi da vestire, non medicine, non farmi morire nella mia solitudine da solo come un cane. Sei umano tu? Sei umano tu che mi guardi con gli occhi delle tue paure economicistiche, del rischio che corri nell'eventualità che io ti sia vicino? Perché tu, insomma, profumi solo di Christian Dior e la mia vicinanza potrebbe in qualche modo ovattare il profumo tipico, e la mia amica poi non ti dice se sto usando Christian Dior o Fahrenheit. Allora con che criteri parli tu? Con che occhi mi guardi? Sono un essere umano per te o no? Sono uno credente? Sei un credente? Sei un religioso credente o un religioso non credente? I religiosi credenti guardano a me con occhi umani, i religiosi non credenti guardano a me con occhi disumani. Sono religiosi e hanno le loro pratiche e per forza dicono, per esempio, Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Sono religiosi per questo, devono pregare. Se sono religiosi devono pregare, la preghiera del cristianesimo è il Padre nostro, e loro la pregano e dicono Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, anche velocemente oppure intimamente. Al momento buono dicono perdonami che io perdono. Loro chiedono il perdono, ma non perdonano mai. Sono religiosi, ma non credenti, non perdonano. Un religioso non credente perché dovrebbe perdonare? A lui basta dire le preghiere con la bocca, ma non fare. Allora bastano, per esempio, dire che seguono Gesù e che vanno a messa anche ogni domenica, però da lì poi a tradurre il gesto dell'Eucaristia in un'Eucaristia per il mondo che diventa condivisione. Dai da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, sì, massimo che posso organizzare una piccola elemosina, sì, se viene fuori Telecom, qualcosa no, un pacco, d'accordo, ma l'impegno per la povertà e per i poveri nelle comunità cristiane, così come sono combinate, questo impegno è una rara eccezione, è un eroismo di alcuni folli che tra l'altro potrebbero anche essere bastonati anche all'interno del cattolicesimo e del cristianesimo. Non funziona. Religiosi non credenti non sono cristiani, anche se portano i simboli sacri del cristianesimo. I religiosi non credenti appartengono più all'irreligione che non al cristianesimo, e la verifica è il loro degrado umano. Non si emozionano, non si commuovono nemmeno di fronte alla morte delle persone, perché sono educati non tanto dal crocifisso di Dio, che pure guardano, ma sono educati dai reality show, la vetrana, adesso vediamo se esce o non esce quello, quarto grado, quello si mette sempre così, quarto grado, e noi lì intubati a vedere i reality show e a perdere di vista, e a perdere di vista il fatto reale che una persona è sparita e che c'è un dramma di diavoleria che in qualche modo si è consumata e che dovrebbe assolutamente, invece no, è quel look, ah ma io penso e tu pensi e tu che cosa pensi, e tutto diventa un bla 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 e si perde il senso della realtà. Postmodernità vuol dire anche virtualità, maschera. E allora il problema serio della sfida è questa: la religione non può essere mascherata, la religione è un'esperienza reale, lo vedi tu? L'Eucaristia ti parla di un corpo, tu non incontri Dio in nessuna maschera, tu non incontri Dio in nessuna idea, tu Dio lo incontri in un corpo fisico, ti mangi l'Eucaristia, questo è un corpo fisico, la virtualità non funziona. Ma nella società postmoderna in questa esposizione noi siamo, hai sentito le ultime notizie di questa Amina non so che cosa, bella, lesbica, fautrice di diritti umani, era diventata l'icona dell'opposizione in Siria. Voi sapete che in Siria c'è un grande problema, persino leggevo che alcuni parlamentari della Repubblica, non so, non dico,
alcuni parlamentari hanno fatto un'inchiesta parlamentare per capire dove era finita questa mina, perché questa è un'icona dell'opposizione, dei diritti umani, questa mina era tutto, ma in realtà non esisteva, perché era un maschio quarantenne statunitense che viveva ad Edimburgo, al quale non gli interessa niente, ma si diventa semplicemente lavorare con il computer, la virtualità, la maschera, l'ossessione smaniosa della vendetta attraverso questi blog, dove tu, anche lì la notizia di ieri, un medico, un padre che è morto il figlio, questo qui mette sul blog, il papà mette sul blog la faccia del dottore, lui ritiene che il dottore abbia ucciso suo figlio, e c'è migliaia di persone nel giro di un'ora tutti a condannare, a vituperarlo con... Ecco il mondo della virtualità, il mondo del... Il cristianesimo è il corpo a corpo. Allora qui tu non virtualizzi niente. Non fai esperienza cristiana nei sogni notturni. Non fai esperienza cristiana nei pii desideri del tuo cuore, come mi piacerebbe. Ecco, l'ultima sfida che vorrei lasciare. Tu fai esperienza cristiana se entri nella carne e nel sangue delle persone che si trovano in condizioni di fragilità. E le fragilità possono essere in tutti i livelli. Le fragilità possono toccare, per esempio, famiglie che stavano benissimo e che adesso si trovano, pensate all'usura come stronza, e che cosa non crea? Pensate per esempio agli ammalati di tumore, di cancro, pensate a tutta questa fragilità e a queste nuove povertà. Qui non c'entra niente, hai soldi o non ce li hai, perché gli umani con i soldi o senza soldi, noi abbiamo bisogno di umanità. Per cui hai i soldi, metti tuo padre e tua madre vecchi e ammalati in una bella struttura, c'è pure la piscina, eh? Guardate che ci interessa, un ammalato che c'ha pure la piscina, ma poi c'ha pure la televisione in camera, Maria De Filippi te la vedi giorno dopo giorno. Ma io non voglio le strutture, io voglio te, il tuo calore, corpo a corpo, il tuo abbraccio, il tuo affetto, io voglio i tuoi occhi, voglio sapere che tu, figlio mio, sei rimasto umano, nonostante questa società che ti porta altrove, altrove, altrove. Ecco, io direi, interroghiamoci su questo. Verso quale umanità stiamo andando? E se puntiamo a un ideale di umanità che parli il segno, che ponga il segno cristiano nel mondo, allora noi sappiamo che il destino della fede a Palazzola Crea, nel contesto di questa, questa postmodernità, si deve vedere, in gesti concreti e operosi di carità corporale. Perché diversamente dalla religione irreligiosa, la religione cristiana credente mostra i suoi segni visibili e corporei. Da questo vedranno che siete miei amici se avrete corporalmente, aggiungo io, Gesù lo diceva, corporalmente amore gli uni per gli altri. Grazie. Considerazione che volete fare, il Vescovo è disponibile ancora a prolungare di pochi minuti il nostro incontro. Ricordo che alla fine verrà il nostro Arcivescovo
Monsignor Pappalardo andare un saluto. Lui è andato a fare una cresima altrove, non a Palazzolo. Appena finiva la celebrazione della cresima sarebbe venuto a Palazzolo qui al comune per dare un saluto a tutti. Nel frattempo lasciamo spazio a qualche intervento. Lo vediamo quello che succede, la natura che si rivolta, magari
abbiamo dei mezzi di disinformazione, non di informazione cosciente, che ci dicono realmente quello che sta accadendo. Allora io mi chiedo, ma in questo non c'è stato forse un fallimento anche della Chiesa? L'Occidente nasce e si muove sulla, come dire, sull'input dell'Evangelos, della buona novella, ma non siamo stati noi forse come istituzione che lo abbiamo snaturato, non gli abbiamo dato, come dire, la giusta valenza. Alla fine mi chiedo, ma la Chiesa come istituzione non dovrebbe, io credo piuttosto che mandare insegnamenti, in una battuta recitare la mia colpa per tutte le cose che ha fatto male o che non ha fatto. Non voglio parlare dei pedofili, non voglio parlare degli scandali finanziari, ma il messaggio che passa alla fine non è un messaggio dello Spirito, è il messaggio, come dire, di una Chiesa istituzionalizzata, cioè di una Chiesa che diventa strumento di una società, non dico materialistica, ma di una società che vive come di un laici. Cioè quando lo IOR lo fa, diventa strumento finanziario, non diventa strumento di aiuto al terzo mondo. Quando vediamo che l'8 per mille la Chiesa riceve 1 miliardo di euro, di cui solo appena intendo il 30% viene destinato per fini umanitari, cioè alla fine mi chiedo, ma è giusto tutto questo? Alla fine il cattolico, il credente, il cristiano, ma non può avere dei momenti di smarrimento? Mi conforta solo una cosa: lo Spirito è in noi, lo Spirito soffia dove vuole, come diceva, nei momenti difficili. Mia moglie mi ha insegnato una cosa molto bella, che io tengo sempre molto a cuore, ci porta e mi dice: salvo che nei momenti più critici lo Spirito è stato sempre presente. I grandi santi, le grandi personalità non sono venuti a caso. Diceva il dottore Belluso, San Paolo è stato uno dei momenti forse cardine, forse l'armatura principale del cristianesimo, ma fu lo Spirito che lo chiamò in un momento in cui c'era necessità, così come ha chiamato grandi uomini come San Francesco e San Domenico. Grazie. Colleghi a Catanzaro, per tanti anni ha insegnato, insegnava Sacra Scrittura, e adesso è qui proprio a Palazzola Terza. Da tanti anni, da quanti anni? Quasi 15 anni che è qui. E io a Catanzaro 20 anni e qui 15 anni, però ecco, a Catanzaro 20 anni e qui 15 anni, padre Messina è. Io giovincello, appena sono arrivato a Catanzaro, lui era già lì e quindi mi ha istruito, mi ha fatto capire le cose pratico-pratiche, come andavo nel vero della vita. E però quando ci possiamo vedere? E devi venire a trovare, eh? No, ma che? Grazie, un applauso. Sì, io direi, c'è qualcun altro che vuole intervenire? Perché anche lei, che la riflessione fatta da chi è venuto per primo è veramente molto. Io sono Paolo Corsina e sembra, voglio essere un po' più ottimista del mio amico Peluso. Cioè, se lei ha detto la sacralità dell'acqua, che bello, la sacralità del pane, la sacralità del filo d'erba in campagna, la sacralità del verde, della natura, eccetera. Ma come può essere libero se noi ringraziamo,
ringraziare significa dare gratis, se Dio ci ha dato gratis tutte queste cose. Cioè, se la natura non è che è data per caso, che ne so, è tutto viene da questa grazia dello Spirito Santo che ci fa sapienti nelle cose, però bisogna pregare, in questo caso si è liberi. Grazie. Qualche altro intervento? Allora la risposta. Sì, io credo che una domanda così articolata e così anche cruda e puntuale, mi aspetto giusto che abbia una risposta altrettanto puntuale, altrettanto cruda, no? E cruda. Ecco, io imposterei il discorso così. Quando nasce la Chiesa, anche la Chiesa istituzione, nasce sin dall'inizio dell'esperienza cristiana, nasce come evento stesso del fiorire del cristianesimo nel mondo, perché senza la Chiesa, istituzione, il Vangelo stesso non si comunica come Vangelo, non può essere annunciato al mondo. È accaduto così, poiché gli apostoli, gente che non è che non avesse pecche, ognuno per i fatti propri, almeno mentre Gesù li stava organizzando insieme con lui, lasciamo stare Giuda che poi si impiccò, ma guardiamo a Pietro che è l'emblema del tradimento compiuto, l'amico in cui Gesù confidava quello che aveva costituito lui il capo di tutti, è proprio lui che lo tradisce. Che cosa accade? Ecco il mistero di San Paolo. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. Questa frase che normalmente noi sentiamo quando due persone si sposano, in realtà, se andate a Efesini, è così. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito. Questo mistero è grande. Lo dico in riferimento a Cristo e alla Chiesa. Non osi separare l'uomo ciò che Dio ha unito, Cristo e Chiesa. L'unità non è una confusione. Cristo stesso non è dicibile senza l'evento ecclesiale, perché l'evento ecclesiale è in qualche modo un suo prolungamento storico. E però la Chiesa non è identica a Cristo, perché Cristo è l'evento che viene prima, durante e dopo, e che giudica la Chiesa stessa nel suo concreto esercizio nel mondo. La Chiesa, tutta la Chiesa, non soltanto la Chiesa istituzione, ma anche inevitabilmente la Chiesa istituzione, e la Chiesa istituzione quanto al giudizio riferito a Cristo, e certamente ha più responsabilità che la Chiesa popolo di Dio, ma tutti siamo sotto il giudizio di Cristo, un giudizio che non verrà alla fine del mondo. Alla fine del mondo il giudizio si manifesterà, noi non verremo giudicati alla fine del mondo. Il giorno del giudizio manifesterà il giudizio che è stato già dato. Il giudizio è già all'opera. E il giudizio è Gesù. Quando compariremo alle porte del Padre Eterno, tutti andremo in paradiso, quelli che andremo, tutti per gli stessi motivi, tutti per gli stessi motivi. Non è che mi presento io vescovo di Noto e Gesù Cristo, giudice scatologico, mi fa domande diverse dal sindaco di Palazzolo, no, proprio no, o da chiunque poi qui, tutte
quando avevo fame mi hai dato da mangiare, quando avevo sete mi hai dato da bere, quando ero vestito in nudo mi hai coperto, quando ero disperato nella solitudine sei venuto a trovarmi. Se rispondi sì e sei vescovo, vai in paradiso. Se rispondi no e sei vescovo, non accedi al paradiso. Quanto al giudizio, siamo tutti sulla barca di Noè, che è Gesù Cristo, che ci salva. E Gesù ci salva così, nella traduzione, in gesti concreti, operosi, di carità, del suo Evangelio, della sua buona novella. Perché la buona novella di Gesù, l'Evangelion, è questa, la buona notizia. Lo Spirito del Signore è su di me, mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato ad annunciare al mondo la lieta notizia. Il Messia viene così. I ciechi riacquistano la vista, gli storpi camminano, ai poveri è annunziata la buona novella e a tutti un anno di misericordia. Punto. Punto. Dico perché punto? Perché Gesù, in quella sinagoga, sta citando il passaggio del libro del profeta Isaia. Ma il profeta Isaia non mette il punto dove lo mette Gesù. Il profeta Isaia continua. Un anno di vendetta del nostro Dio. Gesù, no, vendetta, la cancella. Cancelliamo vendetta, punto, a misericordia, il gesto cristiano, la misericordia. Gesù che muore sulla croce, solidarizza con l'innocente e spia con il colpevole. Per il colpevole, per tutti è la salvezza di Dio, per tutti. E non c'è altro modo perché il colpevole ritorni a vita nuova, se non il suo perdono e la sua misericordia. Questo è il segno cristiano nel mondo. Gesù l'ha detto, la Chiesa Cattolica l'ha sempre ripetuto. Ripete non vuol dire che poi tutti all'interno della Chiesa Cattolica sono capaci di eseguirlo e di farlo. Però per esempio uno dei grandi filosofi che abbiamo oggi, Massimo Cacciari, va a dire in giro che il segno che contraddistingue il cristianesimo nel mondo è appena questo oggi: l'amore verso i nemici. E allora tu che fai? Sei cristiano? Lo poni questo segno nel mondo? L'amore verso il nemico, il perdono, la misericordia. Ecco, questo è il segno che giudica. Il giudizio è già all'opera, chiesa istituzione o non chiesa istituzione, siamo tutti là. Certo, nel corpo ecclesiale ognuno di noi ha le sue responsabilità. Chi guida, chi è pastore, il papa, i vescovi hanno più responsabilità, certamente, sicuramente, ma tutti siamo nella stessa barca, tutti. Seconda fase della risposta. Ma chi ha un minimo di senso storico sa bene poi che cosa è accaduto nel cristianesimo. Il cristianesimo delle catacombe fu diverso dal cristianesimo dell'istituzionalizzazione romanica dell'impero. Io ho visto un bel quadro, no? Un bel quadro di in quale chiesa era questo? Del battesimo dell'imperatore. Il 313 è stato un grande evento del cristianesimo. Il cristianesimo si è diffuso, ma appunto crisis o kairos, kairos o crisis. Una cosa è chiara, che l'assorbimento, no, dell'esperienza cristiana e anche la diffusione del cristianesimo con conversioni sostanzialmente forzate ha prodotto un'esperienza, e qui andiamo a purificare. Voi sapete, per esempio, anche a livello di papato, ci sono stati periodi cosiddetti bui dell'esperienza del papato, quando il papato era servito a certe famiglie nobili romane e abbiamo avuto papi legittimi, ma io non li cito. Quindi, certo che scandalo. E lo scandalo va chiamato con il suo nome. Però noi dobbiamo avere occhi più ampi,
cioè a mio modesto avviso, con tutto il rispetto delle citazioni puntuali dell'8 per mille, non mi pare che, insomma, no? A parte il fatto che forse quei numeri vanno un po' realistici, il 30% mi pare che è troppo poco, mi pare che noi li abbiamo parati ultimamente nell'assemblea della CEI, dico, ma mi perdoni, dice, se l'istituto sostentamento del clero, l'8 per mille è istituto sostentamento del clero, vuol dire che con l'8 per mille orientiamo dei soldi alla Chiesa Cattolica perché, con tutto il rispetto, i preti abbiano di che mangiare, sostentamento. Allora, io su questo lo dico apertis verbis, no? Voi lo sapete quant'è lo stipendio del prete? Ecco, lo sapete quant'è lo stipendio del prete? Lei lo sa quant'è lo stipendio del prete? Lei lo sa quanto prende un vesto? Non lo so, la curia, l'istituto sostentamento ce l'ha, non quello che... No. Lei lo sa quanto è lo stipendio del vescovo di noto? Perché non so, quello di Siracusa credo che forse aumenterà di qualche decina di euro, ma è lo stesso. Io dico del mio. Io quando sono arrivato vescovo a noto, ho cominciato a prendere 1230 euro. Attualmente il mio stipendio è di 1351 euro. Lo stipendio medio di un prete è sotto i 1000 euro. Quindi, da notizia strabiliante che dà visto il Corriere, la Regola, che dice, se avessimo stipendi, 5000 euro, 6000 euro, 3500, e oggi viviamo in un contesto in cui ahimè, no, 700 euro lavoro, 800 euro meglio, no? Dico, e allora capisco, ma... A me francamente non fa problema, non fa nessun problema, perché la perequazione del clero attraverso il sostentamento del clero è stato ben realizzato. Poi è chiaro, dei miei soldi, miei personali, io resto sempre un prete e resto sempre un cristiano, cioè per la mia coscienza e la mia libertà c'è l'interrogativo: che ne fai tu di questi soldi, anche pochi che sono o molti che siano? E lì, ecco, per voi sono vescovo e con voi sono cristiano, cioè il giudizio sulla mia vita, su come vivo io nella mia povertà, e non è che lo possiamo fare con l'occhio sociologico, perché il bene ha pudore rispetto al male che si enfatizza. E io sarei un po' più ottimista, perché anche nella Chiesa istituzione, laddove vediamo esperienze, diciamo, il cardinale, la cosa, e li vediamo tutti lì dentro i palazzi. Io abito nelle stalle di un palazzo nobiliare, il palazzo Trigona, le stalle sono state un piccolo episcopio, bellino, però non posso dire di non avere tutti i comfort, però io nella mia vita cerco di vivere da povero. Non mi è dato per vivere la povertà. Pronto? Di non avere qualcosa da mangiare, da bere, perché ho da mangiare, però cerco di condividere, cerco per esempio di vivere poveramente, nel senso che tutto il mio tempo, no, è donato agli altri. Io non gestisco la mia agenda, non sto qui a giustificare, sto dicendo che le forme dell'essere poveri, certamente l'impegno, ma questo è lasciato non all'esposizione dell'esibizione, ma l'intimità interiore cristiana, dà da mangiare agli affamati, dà da bere agli assetati. Io che lo predico, se mi vedete all'inferno, vuol dire che se mi vedete pure voi ci siete. Ed è una cosa certa che voi ci venite, se ci venite e io ci sono, ci siamo venuti per lo stesso motivo. Perché? Perché non abbiamo dato da mangiare all'affamato, da bere all'assetato, vestito in nudo e così via dicendo. Allora vuol dire che io ho un aggravante rispetto a voi, perché ho predicato queste cose, dici, ma almeno tu me le predicavi, eri convinto, e la mia distruzione intelligentemente è stato così stupido da andare a finire qui, che sì, vedi, l'intellettualismo fa capire queste cose, l'intellettualismo, che tu hai le idee chiare e distinte, che sembra che valgono sempre per gli altri e mai per te. Ecco, io vorrei dire, non è poi vero, se abbiamo occhi per vedere, che l'immagine della Chiesa istituzione sia quella lì.
Certo, se prendiamo scandali eclatanti, ma chi rimuove di scandali? Cioè, io mi ricordo un vescovo per risanare la situazione di un ospedale ha messo un prete in Calabria, quale sta cosa qua. Questo qui che ha fatto? Approfittando della fiducia del vescovo, praticamente ruba tutto. Col rischio che anche il vescovo andasse in carcere. E la Chiesa istituzione? È la Chiesa istituzione. Però io vedo, per esempio, che ci sono, no, tantissimi miei preti che vivono poveramente, che soccorrono i poveri, che stanno accanto alla gente che soffre. Questo per, scusate un attimo, mestiere, per ruolo, cioè per servizio, per statuto, e questo non si risparmia. E non mi pare che i nostri preti della Chiesa Cattolica possano essere veramente ricchi. Se lo sono, vuol dire che hanno preso da qualche parte indebitamente. Ma se hanno preso da qualche parte indebitamente, io che posso dire? Dico che Gesù ti giudica, perché Gesù giudica tutti. Giudica me che rubo, giudica te che rubi. Ecco, allora io dico, puntiamo a Gesù Cristo, vediamolo splendente nella Chiesa, e lo vediamo splendente nella Chiesa se abbiamo occhi per vedere tutte le persone che non sono Chiesa, per esempio i preti di Madre Teresa, no? Che quando io sono arrivato a Noto se ne sono andati e non ho potuto nemmeno conoscerli, e poi quando ho indagato dico, ma come mai se ne sono andati? Questi mi rispondono, se ne sono andati perché i poveri di Noto per loro non erano sufficientemente poveri. E non è Chiesa istituzione quella? A che istituzione? Mica New York, mica necessariamente il Vaticano. È una forma quella dell'istituzione. Con tutto il rispetto, la Chiesa istituzione sono pure io, vescovo di Noto, e con tutto il rispetto dello Iona degli scandali, io spero non accada in me nessuno scandalo, ma attualmente il mio impegno di vita è quello di aiutare la gente che soffre, soprattutto, no? E la gente povera, ad andare avanti, annunciare la buona notizia del Regno di Dio in parole e fatti. E impegnarmi in parola spiega anche che non bisogna fare parole, ma bisogna fare fatti. E purtroppo anche chi dice non parole ma fatti, sempre parole deve fare. E perché non abbiamo altro linguaggio? Nel frattempo però chi ti ascolta puoi controllare. Oh, ma quello che dice non parole e fatti, dove sono i suoi fatti? E richiedere un'urgenza di vedere i fatti. Mi spiego? Cioè, quando parliamo di Chiesa istituzione, non dobbiamo immediatamente, siccome istituzione, parlare di qualcosa di negativo. Noi parliamo di qualcosa di positivo. Senza l'istituzione, la presenza della Chiesa nel mondo così capillare, a fianco ai poveri, non si darebbe. Certo che laddove l'istituzione, anche un'istituzione bancaria come lo IOR, invece di essere funzionale al servizio dei poveri, diventa uno strumento di potere, quello va male. Ma chi lo dice? Uno all'esterno di noi? Non lo diciamo anche noi. Noi abbiamo per esempio gli ultimi papi che su questo il mea culpa non è che l'hanno fatto. Giovanni Paolo II, beato Giovanni Paolo II, non mi pare che come papa, anche per l'esperienza che ha avuto, ha dato segnali diversi. Se poi allora la nostra critica è quella che quello del Vaticano, quello prende aereo, ogni volta che si sposta si spendono soldi, però a sto punto veramente non sappiamo come regolarci, viviamo nel mondo con i piedi per terra, funzioniamo. Ma Giovanni Paolo II ha chiesto anche perdono per il nome della Chiesa, per tutto ciò che è costituito. E Ratzinger, mentre Giovanni Paolo II ancora viveva, in una via Crucis ha parlato di quanta sporcizia c'è. Però la sporcizia è un po' nella Chiesa, è un po' come la sporcizia dentro di noi. La sporcizia dentro la Chiesa è dentro la Chiesa, ma non appartiene alla Chiesa, perciò deve essere espulsa. Dio voglia che la Chiesa sia messa in grado di espellere tutta la sporcizia, come noi, che noi siamo messi in grado di espellere tutta la sporcizia della nostra vita, e che il segno della Chiesa possa brillare puro, bello, incontaminato, come anche la vita di un prete possa brillare pura, bella, immacolata, e tutti guardando questo segno possono dire sì, Gesù Cristo c'è, grazie a Dio.
il bene della Chiesa è oltremodo, molto più grande, infinitamente più grande del male che non possiamo non riconoscere. Grazie. Monsignore, una cosa. No, due secondi, non so di più. Gesù, non è che gli è piaciuto agli altri che gli altri siano poveri, è perché loro erano sostenuti da Gesù Cristo. Ecco, in questo senso sono beati i poveri, perché spesse volte noi diciamo ma beati i poveri, ma è molto importante questo, non è che sono beati, non è che Gesù Cristo ha detto ma che bello, sono poveri e beati, è perché io sono con loro e ci ha dato la responsabilità a noi tutti quanti, a ciascuno di noi, di operare perché sia combattuta la povertà. Questa è la cosa. Grazie. Ringraziare Sua Eccellenza Monsignor Stagliano per le belle parole ricche di concetti che sicuramente saranno una nuova bussola per tanti di noi per vincere queste sfide della vostra modernità. Ringrazio tutti voi per essere intervenuti e così attendete ascoltato.